Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte serie di Crash Bandicoot, l'ira di Cortex, sempre con la mia ragazza. Ciao a tutti. Perfetto, nello scorso episodio abbiamo sconfitto il boss Crunch della seconda isola, che mo praticamente c'è sempre Crash cattivo, che sarebbe Crunch come boss, ormai abbiamo capito che c'è sempre lui. E Cortex ci ha detto che con la maschera dell'inferno riusciremo a sopravvivere. Adesso vediamo se riusciamo a sopravvivere e iniziamo il livello dell'inferno. Sei pronta? Sì. Ok, iniziamo al livello 11. Facciamoli sempre in ordine. Io sono entrato. Il Bandicoot, okay. Il titolo era il Bandicoot e ho perso. Ho saputo che i miei fratelli hanno avuto qualche difficoltà con te, mio piccolo ancorancione. Anche se non avete il motivo. Sbaglio, qui dentro fa caldo. Pensi che sia sicuro indossare quella pelliccia? Mi sembra infiammabile! Ha detto qui dentro c'è caldo, non mi sembra buono indossare quella pelliccia, mi sembra infiammabile. Speriamo che non va a fuoco, Crash. Ah, però non c'è il fuoco. Aspetta che aumento il volume del suono sonoro. Ti va bene? Insomma. Se riesci a giocare, va. Ma senta che qua si cade facilmente. Ci provo. Ma sai cosa mi sembra? Il castello di Cortex di Crash Bandicoot 1. Ma hai iniziato tu? Sì. Attenzione che si cade sotto quella torre. Non lo so. No, ha detto non ti sembra il livello del castello di Cortex in Crash 1. Vabbè, può essere che ci stiamo avvicinando là. Che livello di merda, devi salire. Cioè, ho visto il fuoco, checkpoint. Ah, ricordati che c'è il doppio salto, Cosa? Ricordati che c'è il doppio salto, che abbiamo sbloccato il doppio salto nel livello. Sì, lo so, lo sto usando. Minchia, palla di fuoco qua. Qua il doppio salto serve. No, ce l'ha pieno di casse. Minchia. È un misto tra il castello di Cortex e il livello quello là della lucertola. Hai notato? Sì, più o meno sembra quello. Cioè ci sono quelle cose che ti spingono, non so se te li ricordi. Sì. Guardando una vita, è buono. Ma dammi un checkpoint, dai. Mi sto comportando bene. Bonus? C'è il bonus, amo? Sì, io sono là. Bravissimo, dai che ce la fai. E sono caduto dal boss. Già appena sono iniziato sono caduto. Che cazzo sapevo che si cadeva da là? Fammelo rifare, va. Ho mangiato un altro dolcetto di quelli là che mi hai regalato tu. Mangiate della salute mia. Come ha detto brutto? Eh? Ho detto come hai detto brutto. Comunque se a volte non ci sentiamo tra me e lei, state tranquilli, è normalissimo, perché praticamente da noi è da due giorni che c'è un vento fortissimo, che praticamente c'è maltempo brutto, e fa andare male la connessione, soprattutto a lei che si trova in un posto magari dove la connessione non prende tanto bene. Lasciamo stare, non affondiamo questo discorso. Quindi checkpoint. Dai. Tutte le casse sto aprendo. Sì.
Tutte le... Cazzo, me ne mancano... Vabbè, forse quelle non le posso aprire. Comunque, bonus finito. No, io ho preso tutte le casse del bonus. Io sono già dopo il checkpoint. Solo le casse quelle là... Come si chiama? Le casse quelle là... Le nitro. Checkpoint. Mi sa che stavolta... ma qua come cazzo fa a beccarmi, scusa? Quel livello del teschio, ma mi viene un po' Ah, qua ansia. si sciva. E cazzo, sono un coglione. Sono a livello quello del teschio, ci provo ma mi viene l'ansia a farlo. No, ma ti... che questo è il momento di bloccarsi, dico io, cioè. È risolto? Ecco, infatti, ho perso. Vabbè, non lo faccio, ho perso. A me non me lo dà proprio. Mi Perché? dà la cosa. È perché forse sono morto più volte. Però non mi ricordo di essere morto tante volte. Massimo due sono morto, Ma io non lo faccio sinceramente, perché è difficile, già ho ma lascio visto stare andando, non è l'inizio. che dobbiamo. No! Quando lo posso sempre fare in un secondo momento. Bastardo figlio di puttana, checkpoint. Ma sto prendendo tutte le casse, quello è il bello. Tutte le casse sto prendendo io fino a mo'. Non ne ho mancata una. Cristallo preso. Dai, non è tanto difficile sto livello. Diceva che qua Cortex ci distruggeva. A me sembra più facile degli altri. Infatti, quando mai ancora non sono morto. Ah, non sei morta, ma una volta ancora. No, non... Grazie, qua diventa più difficile, abbiamo parlato. Fino a 32. Mancano delle casse. Per poche casse, ho finito il livello, però per poche casse non ho fatto tutto. E mi sa che erano sopra, la qua, vabbè, non fa niente, dai. Ci abbiamo provato. Ok, sono fuori, tu? No. Ok. Cristallo preso. Andiamo nel 12. Sì, vai. Mi sembra un livello tipo che devi correre qua. Già mi sta prendendo la febbre. Ah, devi usare Coco, benissimo proprio. Di nuovo in compagnia di Coco. Ma perché Coco mi piace molto qua? Sembra una bambina. Siamo in Cina, mo. No, però Coco non c'ha manco il doppio salto. Ma che bello sto livello. C'è il vento, la pioggia. Proprio perfetta, è proprio l'atmosfera perfetta che ci serviva. No, sono uscito. No, che coglione, non l'avevo visto. Ah? Non ho capito. Hai preso quelle casse che erano all'inizio Sì, dal sì, lato, sì. quella lì. Mi dava anche la vita. Sì. Fammi questo. No! L'ho preso il checkpoint, bastardo. Non mi fotti più. Sono al bonus. E ho preso anche... Ho due maschere. Se prendo l'altra ho l'invincibilità. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre,
4, 5. Ok, bonus fatto. 48 vita, sto facendo un sacco di vita. No, vabbè, c'è il monopattino. Devi scappare col monopattino, mo. Com'è brutto da guidare. Hai ragione. Ero io il coglione allora. Me lo ricordo con quel livello. Ricordi quel livello che abbiamo con la macchinina? Sì, sì, sì. E dov'è il checkpoint? Dai! Ah, che livello di merda! Non finisce più! Cristallo preso! E checkpoint! Mamma mia, che livello di merda! 98 su 101, ma mi mancano sempre 3 o 4 casse! Ma mi ha rotto i coglioni sto gioco, vaffanculo, va! Allora sono le casse nel bonus, ma come le rompo le casse nel bonus se non scoppiano? Io l'ho finito il livello, tu? Io ancora non l'ho preso questa. Ma il 13? Sì, va. Comunque mo sta andando bene la linea, te l'ho detto che una volta che si stabilisce. No, io ti sento male. Ma io ti sento bene. Io ti sento male. Ho voglia di un bel fritto misto di Bandicoot. Ma che dice sta maschera? Ho voglia di un fritto misto di Bandicoot. Vediamo il 13 com'è. Oh, abbiamo parlato di frittura mista oggi? No, la gara di macchina, ma come quella di moto. Devi arrivare prima. No, io non ci posso giocare a sto gioco perché già si sta laggando tutto. Ma come si accelera? Con la X? No, non va bene, è impossibile giocarci. Ma ci sono i personaggi, i vecchi boss seduti. C'è anche Tiny Tiger. Coso? Quell'altro, il coccodrillo là. Che figata. Bastardo che non riesco ad arrivare. No, ragazzi, è impossibile. Spero che non sia crashata, perché ho detto che mo si stava stabilizzando la connessione, mo è sparito. Sono primo, dai che sono primo. No. Cioè devo rifare tutta la gara se ti cado in un burrone, ma sono terzo. E questo si sposta. Sono secondo. No, vabbè, sono caduta nella buca. Se mi ha spinto quello. Non so credo. Ah, ma sono arrivato secondo. È già finita la gara. No, buono. Ho vinto, no! Ho vinto, cristallo! Primo. Io manco alla fine riesco ad arrivare. Oh, vabbè, io ti aspetto comunque. Mo salutiamo i nostri telespettatori. Vai. E come fai a prendere tutte le casse e vincere qua? Mamma mia, è una cosa incredibile. Vabbè, penso che la gemma la puoi prendere anche senza vincere. Ma si mette davanti sta macchina, mica mi fa passare. Va bene, mentre io aspetto la mia ragazza che finisce di cercare di vincere lei la gara e prendere il cristallo, abbiamo fatto i primi tre livelli, quindi questa puntata la possiamo chiudere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti.